Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua. Allora, questo ormai è, penso ormai il quarto video ed è anche l'ultimo per il question and answer. Mi avete fatto veramente tantissime domande e niente, insomma, in questi quattro video penso di aver risposto a tutti i vostri dubbi e perplessità. Finiamo le ultime paginine e così abbiamo terminato. Allora, io sono Gioia, che saluto. Ciao Gioia. Mi domandavo dove conservi tutte le belle cose che acquisti e produci? Te lo chiedo perché, nonostante io usi diverse scatole, non riesco mai a fare ordine. Ti capisco. noi abbiamo un garage dove c'è praticamente solo la roba mia. Oltre a questo, ho la stanzetta che è stracolma di cose. Infatti, Matteo si arrabbia sempre, dice che ho troppe cose. Insomma, mi piacciono e quindi niente, al momento cerco di sistemarle il più spesso possibile, però insomma c'è un po' di caos, devo essere onesta. Poi ho Linda Roscilli, ciao Linda, che mi scrive: hai visto qualche anime? Se sì, qual è il tuo preferito? Allora, tantissimi anime guardo io, cioè mi piacciono tanto tanto tanto. In particolar modo adoro quelli dello studio Ghibli. Sono fantastici. Hayao Miyazaki è un mito. C'è il castello errante di Howl, oppure la città incantata, sono bellissimi, cioè mi piacciono veramente tanto. Se non li avete visti, vi straconsiglio di guardarli perché sono stupendi. Tra gli altri anime giapponesi, i migliori che guardo ancora con piacere sono Slam Dunk, che parla di basket e fa morire da ridere. Poi abbiamo Gensou Madden Sayuki, che parla di un viaggio di quattro personaggi verso ovest, è anche una leggenda giapponese, anche quello è molto molto bello. Poi, beh, Inuyasha, del mezzodemone, anche quello lì è molto bello. Poi, cosa c'è ancora? Ce ne sono troppi, 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 troppi. Questi sono per lo più i migliori che mi piacciono. Sono belli. Sono quelle cose che continui a guardare anche più volte e non ti stanchi mai perché ti piacciono tanto. E quindi è così, insomma. Poi, passiamo alla prossima domanda. Federica Dorazio, ciao Federica, mi chiede: io adoro i video ask, se potessi scegliere di nascere nel passato, che epoca sceglieresti? Allora, a me tendenzialmente piacciono due epoche. La prima è l'Antico Egitto. Io adoro l'Antico Egitto, mi piace tantissimo, l'ho scoperto alle elementari e da lì ho proprio c'è questa passione che mi piace tantissimo dell'Antico Egitto per i suoi misteri, un po' per tutto, cioè veramente bello, è una di quelle civiltà fantastiche. Non sono mai stata in Egitto, è sempre stato il mio sogno. Ma chissà, e quindi insomma mi piacerebbe andare nell'Antico Egitto e nel Medioevo, quei racconti romantici tra cavalieri e principesse, che magari sono solo romantici, poi se vivessi lì veramente sarebbe tosta, però insomma è una delle opere che mi potrebbe piacere. Poi Silvia Velli mi chiede: ciao Silvia, innanzitutto. Qual è il tuo oggetto preferito tra quelli che sono all'interno di questo giveaway? Oh ragazzi, non mi ricordo più cosa vi ho messo dentro. È passato troppo tempo. Però insomma, sono tutte cose che vi metto che mi piacciono e che spero che piacciono anche a voi. In particolar modo, beh, la Kawaii Box che vi ho messo in questo giveaway era secondo me forse il regalo più il migliore, credo. Poi abbiamo Cintia Ritucci, ciao Cintia, che mi chiede: la mia domanda è, che cartone animato ti piaceva o ti piace? Allora, il mio cartone animato preferito è La Sirenetta della Walt Disney, quello è proprio il best the best. Poi mi piacciono tantissimi altri cartoni, a me piacciono tanto i cartoni, sia quelli, vabbè, quelli che si vedono in italiano, ma anche quelli giapponesi con i sottotitoli in italiano, perché a me piace anche leggere e vedere i film così, quindi. Poi
Poi abbiamo il mondo di Lisa che mi chiede: se avessi la possibilità, quanti animali vorresti e che tipo? Allora, se avessi la possibilità, innanzitutto avrei i miei tre gatti. Vorrei almeno un cane o massimo due. Poi mi piacerebbe tanto avere anche un riccio. Mi sono un po' informata e tra l'altro ho letto che i ricci vanno d'accordo con i gatti e tra l'altro mangiano le stesse crocchette. Questa cosa è una cosa che non sapevo. Mi piacerebbe tanto avere un cavallo perché mi piacerebbe tanto fare delle belle cavalcate. Cioè, non sono mai andata su un cavallo, ragazzi, però mi piacerebbe tanto. Ho una ragazza con cui sto scrivendo, Amanda, che saluto, ciao Amanda. E che ha dei cavalli, cioè la invidio tantissimo, deve essere bellissimo. Vabbè, poi andiamo avanti. C'è Maria De Giovanni, ciao Maria, che mi scrive di dove sei. Beh, questo vi ho già risposto. E abbiamo finito un altro foglio. Dai, siamo agli sgoccioli. Abbiamo sempre Maria che scrive: dove ti piacerebbe vivere se potessi scegliere? Che forse me l'aveva già fatta questa domanda. Comunque, sì, mi piacerebbe vivere a Verona. Poi abbiamo una domanda di Dani. Ciao Dani, che mi scrive: dove metti tutte le cose bellissime che collezioni? Allora, un po' ovunque, in camera, in cameretta, in salotto, in garage. Comunque tutte dentro alle scatole, o nelle scatole originali o nelle scatole quelle di plastica. Giusy De Stefano mi chiede: ma che carina che sei! Grazie a te per l'opportunità. Come è nata la voglia di fare video su YouTube e trasmettere tutta questa positività? Allora, sono davvero felice se vi do positività. Io cerco di essere sempre super contenta, super allegra, un po' euforica mentre faccio i video, proprio per trasmettervi anche energia. E a questa domanda comunque vi ho già risposto nei video passati. Comunque vi lascerò tutti i link anche dei video dei question and answer l'1, 2 e 3. Poi abbiamo Alessia Macchiolo, scusa, non so dove metterti l'accento, quindi ti dico ciao Alessia. Chi o cosa durante la tua vita ti ha incoraggiata a migliorare e a perseguire i tuoi desideri? Se hai molteplici fonti di ispirazione, cita le più rilevanti. Baciuz. Allora, è una bella domanda questa. Penso che la persona, che mi ha più incoraggiato, credo che sia proprio Matteo. Perché nei momenti più, tra virgolette, bui lui c'era. Anche per le mie passioni mi ha sempre sostenuto, mi ha detto: ma sì, provaci, fallo. E non potrei trovare ragazzo migliore, quindi veramente, ragazzi, mi sto fin commuovendo. E no, è fantastico. Così insomma. E vabbè, ragazzi, cambiamo discorso. Allora, vediamo un attimino. Abbiamo Zainab Amazig, che saluto, ciao, che mi fa domanda un po' raffica, quindi ne rispondo ognuna. Viola o rosa? Rosa. Blu o nero? Blu. Oro e argento? Argento. Azzurro o verde? Verde. Me l'avevi già fatta questa domanda. Gonna o jeans? Jeans. Jumpsuit o abito? Sì, jumpsuit. Cos'è il jumpsuit? Scusate, questo non lo sapevo. Ma penso che sia una cosa più pratica, credo, non lo so. Poi, abito ampio o a sirena? Dipende dall'occasione, non ho nessuno dei due, però mi ispira quello un po' a sirena. Tacchi o scarpe? Decisamente scarpe. Stivali o ballerine? Stivali. Poi abbiamo Etch the Rain che mi chiede: qual è la cosa che più preferisci fare? Portare sul canale tra le cose. Allora, aspetta, qual è la cosa che più preferisci fare? Portare sul canale tra le cose che fai, la tua preferita, diciamo. Beh, anche questo vi ho risposto nei video scorsi. Tendenzialmente mi piace tantissimo
recensire prodotti, provare nuove cose, scoprire nuove cose. Per quanto riguarda la creatività, mi piace un po' tutte queste novità che provo, che non so fare, perché comunque come le mostro a voi, anche per me sono le prime volte, e riuscire a realizzarle per me è un grande traguardo, quindi questo mi rende molto felice. Poi abbiamo la domanda di Laura Creation 92. Tu per caso sai cucire? Io amo cucire. Allora, non so cucire, o comunque pochissimo. Beata te che sai cucire, perché puoi realizzare tantissime cose. Io ho la macchina da cucire, ma non so utilizzarla. È una cosa tristissima, lo so. Però è così. Poi abbiamo Maria De Giovanni che mi chiede di dove sei, quindi vabbè, vi ho già risposto. Abbiamo Yuki SK che mi chiede: hai fratelli o sorelle? Sì, ho una sorella più piccola di me che si chiama Michela. Poi c'è Lina Capasso, ciao Lina, che mi chiede: di tutto quello che porti nel tuo canale, cosa ti piace di più o meglio, preferenze in quello che fai? Anche questa vi ho già risposto, ormai tendenzialmente sono le stesse domande. Babyly Creation mi chiede: quanto costa ricevere tutte queste box? Allora, dipende dalle box. Ce ne sono alcune che mi sono costate parecchio, tipo la Push-in Box, perché più che altro per le spese di spedizione e la dogana. E quindi quella appunto è una box che ho fatto l'anno scorso, di cui due me ne ha regalate il mio ragazzo, ma poi non comprerò più. C'è la Kawaii Box e la Japan Candy Box che sono intorno, mi pare, ai 18 euro, quindi sono quelle che costano meno. C'era la Yume Twist Box che non sto più facendo perché non mi piace più, è molto, è scesa molto, secondo me, come qualità e costava sui 25 euro, se non sbaglio. E poi non mi ricordo le altre, i costi delle altre, però insomma, sono queste. Troverete tutte le info sotto alle aperture di queste box. Poi abbiamo Alessia che mi dice: c'è qualcosa che non riesci davvero a sopportare e che ti fa arrabbiare molto? Sì, cosa? Allora, non sopporto le persone che scrivono dei commenti brutti, cioè brutti nel senso tipo fai schifo o cattiverie gratuite, così tanto per. Non sopporto fare i lavori due volte, una cosa che proprio non sopporto. E tendenzialmente questo. Poi, Linda Roscilli mi scrive: farei altri video costruzione delle dollhouse? Sì, decisamente, ci vuole un attimino di tempo perché comunque sono impegnative, danno molte soddisfazioni, sono bellissime, ne ho tre o quattro da fare e sono veramente belle, quindi prossimamente le farò. Serena Mantovani. Oh, ciao Serena! La conosco. Ti piacerebbe andare in Giappone? Qual è il tuo personaggio Disney preferito? Allora, decisamente sì, mi piacerebbe andare in Giappone e il mio personaggio Disney preferito è la Sirenetta. Ok, abbiamo finito un altro foglio, siamo passati all'ultimo foglio. Abbiamo Etch the Rain che mi chiede: cosa ti ha portato ad aprire un canale YouTube? Vabbè, questo ormai ve l'ho già detto. Il mondo di Lisa mi scrive: che lavoro ti sarebbe sempre piaciuto fare? Allora, io avrei tanto voluto fare l'archeologa. E proprio perché mi piaceva l'antico Egitto, quindi era appunto una delle mie passioni e mi sarebbe tantissimo piaciuto farlo, cioè veramente wow, a pensarci mi vengono i peli d'oca, la pelle d'oca come si dice, fantastico. E poi mi sarebbe piaciuto fare la giornalista o comunque la scrittrice. Essenzialmente sì, questi due erano i lavori a cui puntavo di più, onestamente. Poi Maria De Giovanni mi scrive: mi piacerebbe sapere cosa ti ha spinto a iscriverti su YouTube. Ok, anche a questa l'ho già risposto. Poi Zeneba Masig mi chiede: qual è stato il giorno più bello della tua vita e perché? Quando e come hai deciso di aprire questo canale? Allora, la seconda domanda ormai vi ho già risposto.
Qual è stato il più bel giorno della mia vita e perché? Ora così come così a petto non me ne viene in mente nessuno di particolare. Mi viene in mente ad esempio Toby, quando ho conosciuto Toby, che è stato troppo dolcissimo. Vabbè, non sto a raccontarvelo perché sennò passa mezz'ora solo a raccontarvelo. Però sì, quello è il momento in cui mi è venuto in mente adesso. Poi abbiamo Kishin Creation, quindi ciao Kishin. Ci sono tantissime cose tenerissime, non vedo l'ora di vedere altri video su box nuove. A volte ne vedo alcune pubblicizzate, ma non so mai se fidarmi o meno, perché magari sono nuove e nessuno le ha mai provate o un po' sconosciute e non so mai se mi arriveranno. Tu dove le trovi? Giri e quando ne vedi una nuova che ti interessa la provi, anche senza che ci siano tante recensioni? Allora, dipende. Ce ne sono alcune che mi danno fiducia, che provo, altre che magari ci sono delle spedizioni assurde da pagare, che quindi anche se mi piacciono evito. Tipo una delle ultime che ho provato, nuove, di cui non c'erano tante recensioni, era la Catnip, dovrebbe essere Box, no, Kitnip Box, che era la box quella per i gatti, che la prima è piaciuta tantissimo ai gatti, la seconda un po' meno. E quella appunto ho voluto provare anche perché una parte del valore della box veniva devoluto in beneficenza proprio per le associazioni per aiutare i gatti selvaggi. E anche Delping, come si chiama? Helping Animal at Risk, anche quella box ho voluto provarla perché anche quella aveva delle cose molto carine. Non adatte molto a me, però anche quelle andava, una parte dell'incasso andava devoluto in beneficenza a delle fondazioni per gli animali a rischio di estinzione. Quindi, quelle secondo me sono quelle a cui ho buttato un po', nel senso, non mi sono fatta tanto il punto della domanda, che però insomma mi ispiravano di dargli fiducia e comunque è stata ripagata perché sono delle cose carine. Poi, allora, aspettate. Abbiamo Alessia Macchioli che mi scrive. Quale tra i centinaia di paesi del mondo ti sei prefissa di visitare a ogni costo almeno una volta nella vita? Lo sostituisci all'Italia come tuo paese di residenza? No, a dire il vero non ce n'è uno che dico. Allora, prima sì, era l'Egitto, volevo assolutamente andarci, anche in luna di miele. Però, boh, mi piacerebbe andare in Egitto, sì, mi piacerebbe tanto andare a Londra, mi piacerebbe andare a Parigi, tendenzialmente sono queste le zone che mi piacerebbero di più. Ultime due domande. Allora, c'è la domanda di Maria De Giovanni che mi chiede. Puoi fare what I eat in a day? Anche no. Nel senso che, allora, la domanda sarebbe cosa mangi in un giorno? Non ho un'alimentazione molto regolare, quindi non mi sembra il caso di mostrarmela. Quindi non è il caso, insomma. E poi l'ultima domanda di Yuki Escappa. Farai un video assaggi con il tuo ragazzo? E anche questa mi tocca dirvi di no, perché il mio ragazzo è molto timido e onestamente non gli interessano molto queste cose e quindi non succederà. Forse magari farò un video con mia sorella, ma non vi prometto niente. Bene, ragazzi, ho risposto a tutte queste domande, non le ho neanche contate, ma sono state veramente tante. Niente, spero di aver risposto veramente a tutte i vostri commenti e tutte le vostre domande. Spero che quindi adesso mi conosciate un po' meglio. Spero di non avervi delusa, delusi, insomma, e come vedete comunque sono una ragazza molto semplice, insomma, acqua e sapone, niente di che. Basta, che dirvi, posso aggiungere, vabbè, vi ho parlato dei saluti, quindi dei video acquisti. Che farò i saluti solo durante i video acquisti, quindi voi potete chiedermi di essere salutati tranquillamente in tutti i video, poi io mi prendo nota dei vostri nomi e quando farò un video acquisto vi saluterò a fine o inizio video, dipende insomma. E
altre cose da dirvi? Sì, in tanti state criticando il mio distruggi questo diario. Ok, perché tutti mi dicono: non devi abbellirlo, non devi decorarlo. Ma quindi, insomma, se voi fate caso e leggete anche la prima pagina di Distruggi questo diario, c'è anche scritto di compiere dei piccoli atti di distruzione creativa. Per me, diciamo, quello che faccio non dico che sia distruggere completamente, poi dipende dalla frase e dall'obiettivo che ci dà la pagina, però credo che ognuno sia libero di interpretare il libro come più gli piace. Per me i libri dovrebbero essere intoccabili, cioè io se dovessi scegliere tra acquistare un libro o un ebook, sceglierei sempre un libro cartaceo perché mi piace il profumo dei libri, mi piace lasciarli proprio intonsi. Ad esempio, io non sopporto fare le orecchiette, chi fa le orecchiette sui libri o chi ci scrive sopra, per me sono delle cose, cioè quello è proprio distruggere un libro. Quindi il fatto che comunque io ci sto scrivendo sopra, gli sto strappando delle pagine, l'ho spedito tutto scocciato, per me questo è distruggere. Quindi, insomma, poi è chiaro che ognuno è libero di fare come più gli piace. Come vi dico sempre, io accetto le critiche costruttive, ma insulti o comunque critiche negative all'inizio mi facevano star male perché mi dispiace. A me piacerebbe un po' piacere a tutti, so che è impossibile, però insomma sentirmi dire sempre le stesse cose così è un po' tra virgolette fastidioso, insomma. Però insomma sentitevi liberi di scrivere quello che volete, però sapete che ad esempio a quei commenti lì non rispondo, quindi tutti gli altri commenti vi rispondo sempre o con un cuore o vi scrivo sotto, ma adesso ho imparato a non far più caso a commenti del genere, anche perché alcuni vanno direttamente nello spam e quindi vengono cancellati. Qui chiudiamo questa parentesi del distruggi questo diario. Per altre cose mi pare di avervi detto tutto. E niente, allora io spero che questi video vi siano piaciuti, vi siano stati utili per conoscermi. Se avete ancora qualche domanda, qualche dubbio, qualche perplessità, se volete scrivermi, io ci sono. Sapete che la mia email è lunamarinaofficial@hotmail.com e vi rispondo sicuro. Se volete fare degli swap con me, ve l'ho già spiegato sui video passati, io li faccio al momento esclusivamente solo tramite i gruppi Facebook di 4 chiacchiere uno swap e Amiche tra le righe, che vi lascerò sempre giù nell'info box tutto. E niente, se volete scrivermi, scrivetemi, ma a me fa sempre molto ma molto piacere. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Un grosso bacione a tutti e noi ci vediamo a dei prossimi video creativi nella mia scrivania di là. Ciao ciao!